paradossalmente questa situazione a Taranto, che si giocherà a porte chiuse, però c'è un ribollimento generale nella città, potrebbe essere controproducente per quello che potrebbe, quello che sarà l'equilibrio soprattutto psicologico della squadra in campo? Quello che posso dire è che a me dispiace giocare a porte chiuse, perché a me sarebbe piaciuto giocare anche con 8.000, 9.000, 10.000 persone della squadra avversaria, perché per me il calcio è fatto di stadi pieni, come abbiamo fatto a Catania, come abbiamo fatto a Benevento, come facciamo in casa. Quindi noi siamo i primi dispiaciuti di giocare a porte chiuse. Poi non entro in merito, perché la conosco relativamente, quindi non c'entro in merito. Questa è esclusivamente una parentesi, diciamo, emozionale, tecnica, per chi vive il calcio come me dalla mattina alla sera. Quindi quello mi dispiace, però detto questo è un dato di fatto e quindi noi ci dovremmo star dentro. Noi poi alla fine parlerà il campo, sarà a porte chiuse per noi, sarà a porte chiuse per loro. È una partita importante e quindi chiaramente sarà un po' anomala, perché ci eravamo abituati purtroppo un po' col Covid, ma comunque lì sarà una situazione un po' anomala, anche perché considerando che il loro stadio è uno stadio anche imponente, importante, quindi vederlo vuoto a maggior ragione fa più scena rispetto a un campetto un po' più piccolo. Però noi siamo adesso orientati sulla nostra qualità del gioco, sulla qualità dei nostri risultati. Qualità del gioco, qualità dei risultati, si potrebbe ipotizzare una variazione dello schieramento proprio per portare qualità? Faccio il nome, Delrico può giocare dal primo minuto domani, fermo restando di mantenere un equilibrio. Sì, sì, ma sicuramente Andrea sta crescendo, ha fatto buoni 25 mezz'ora nell'ultima partita, ha fatto vedere comunque più dinamismo, ha fatto vedere comunque le sue giocate, quindi sicuramente è un giocatore che stiamo ritenendo nella possibilità di poterlo farlo partire dall'inizio. Detto questo, noi veniamo da due vittorie nelle ultime tre, con la sconfitta di Benevento, che comunque c'è stata tanta qualità dentro la partita, non completa, però c'è stata anche della qualità. Quindi noi adesso ci stiamo dicendo da tutto il giorno, tutti i giorni, ogni allenamento, che adesso la differenza la fa la qualità, insomma, e ci siamo sempre detti, per essere onesti con me stesso, che nelle prime partite ci siamo detti era troppo presto per guardare la classifica. Adesso le prossime 4-5 faranno un po' la differenza e si comincerà sempre di più a sgranare il campionato. Adesso la classifica è sempre molto corta e quindi sono convinto che tra 4-5 partite il campionato sarà un po' più sgranato e quindi noi vorremmo stare nella parte che conta e quindi servono queste prossime partite molto importanti. Ma come ho detto alla squadra, non dobbiamo pensare al grande risultato finale o l'obiettivo finale, ma serve partita dopo partita, perché questo campionato ci sta dicendo questo e quindi il nostro grande obiettivo adesso è di fare un'ottima partita lì per cercare di battere il Taranto.